Ragazzi, buongiorno, sono Luca Masserini e oggi vi farò vedere come si pulisce una mountain bike completamente e interamente ricoperta dal fango. Voi vi chiederete perché indosso la mia pettorina, perché l'operazione potrebbe comportare qualche rischio. Ma va, scherzo, è perché ha l'attacco della GoPro che dopo lo metterò qui per riprendere. Che cosa serve per pulire la bicicletta? Grassante MacOff, una spazzola, un'altra spazzola, questa che è comodissima perché riesce ad andare ovunque, uno spazzolino, quello dei piatti, molto economico. Per pulire la catena potete usare o il sistema della MacOff con il suo sgrassante dedicato, o, spendendo molto meno, attaccate due vecchi spazzolini da denti a una molletta e il lavoro è più o meno lo stesso. Qui c'è la versione senza molletta per quelli ecologisti che vogliono risparmiare anche la plastica della molletta. E questo qui è un comune scovolino per pulire le bottiglie del vino. Step numero 1, tubo dell'acqua, e incominciamo prima dalle ruote e poi sempre dall'alto a caduta, tranne chiaramente nei pezzi qui sotto. Togliamo tutto il grosso. Perché bisogna lavare bene le ruote? Perché se rimane del fango all'interno delle ruote, quando poi tutto il resto pulito e noi facciamo girare le ruote per pulire il disco, il mozzo o qualcos'altro, lo sporco che ci è attaccato ancora sulle ruote ci può andare a intaccare il resto. Grosso lo abbiamo tolto, adesso iniziamo a capire che si tratta di una bellissima Cannon del Jekyll. Prendiamo il nostro MacOff, uno sgrassante generale biodegradabile, e iniziamo dall'alto a spruzzare tutta la bicicletta come se non ci fosse un domani, visto che era davvero davvero sporca. La passiamo tutta. Io mi soffermo anche dentro nelle pastiglie e due qua. Una volta che avete dato il MacOff su tutta la bicicletta e dovete aspettare un po' perché è un tensio attivo, quindi le particelle devono intaccare lo sporco e piano piano le devono staccare dalla bicicletta, potete iniziare a pensare di lavare anche la catena. Come vi dicevo, potete usare questo che fa un lavoro molto approfondito, o i classici spazzolini. Per praticità userò gli spazzolini, visto che la catena la tengo sempre pulitissima, e in questa maniera facciamo prima da una parte, lo facciamo anche laterale e poi lo facciamo avanti, indietro. Poi mi raccomando, concentriamoci anche su questo, rifacciamo bene la corona e facciamo anche le pulegge da una parte e dall'altra. Perché da una parte e dall'altra? Perché solo lavando la bici scoprirete l'importanza di lavare dei denti sia da un senso sia dall'altro. Poi passate al pacco pignoni. Se per caso il pennello non dovesse bastare, prendete questo, che è una figata pazzesca perché ha setole specifiche, molto più duro, penetra meglio. Pulite bene, togliete tutto, perfetto. La nostra bicicletta è stata trattata tutta con un prodotto sgrassante. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a pulirla. Come si pulisce? Noi possiamo prendere benissimo la nostra spazzola e passarla. L'unica cosa che io non faccio mai è passarla così, perché ci sono ancora parecchi detriti, parecchio sporco attaccato, e quindi andando con la spazzola a passare, anche se ho tolto il grosso, rovinerei e graffierei comunque la mia bicicletta. Quindi che cosa facciamo? Apriamo la canna dell'acqua e con un velo sottilissimo d'acqua andiamo a usare la spazzola. Se devo metterla bicicletta in casa, la prima cosa che dovrò fare è pulire alla perfezione le gomme. Poi prendete il vostro scovolino da un euro, gli date un po' di prodotto e andate a fare tutte quelle zone difficili da raggiungere con una spazzola più grande. Aprite sempre un po' di acqua e passate bene tutta la bicicletta con la spazzola, quella morbida. Mi raccomando, l'acqua sempre in caduta dall'alto verso il basso. Ricordo che non serve un getto d'acqua potentissimo, che non farebbe altro che spingere l'acqua ancora più dove non deve andare, e intanto non sprechiamo nemmeno l'acqua, che è un bene prezioso.
Quando lavate la bicicletta è molto importante partire sempre dall'alto e concentrarsi bene facendo le cose in modo preciso e perfetto al primo colpo, piuttosto che fare un po' la sella, un po' qui, un po' qua e un po' là, che poi ci ritroviamo quando andiamo a sciacquare per esempio la bicicletta ad avere ancora dello sporco qui sotto che va a colare. Quindi partiamo dall'alto e lo facciamo davvero bene e mano a mano scendiamo verso il basso. Per pulire bene le ruote non fate altro che prendere la spazzola in questa maniera, incastrate l'acqua qui e andate avanti e indietro, però mi raccomando entrambi i sensi, se no vi trovate sempre una parte in cui la spazzola non ha pulito. La nostra bicicletta è stata pulita in maniera egregia, quello che manca da fare adesso è sciacquare la catena. Quindi prendiamo il getto d'acqua, lo dirigiamo, facciamo girare e andiamo a sciacquare catena, corona, pacco pignoni. Per il pacco pignoni evitate di spruzzare l'acqua in questa direzione che possa penetrare dal mozzo, cercate di farlo sempre dal basso in maniera tale che poi possa cadere lo sporco eventuale a terra ed evitare di mandare l'acqua dentro il mozzo. Quindi aprite sempre un getto delicato e lavate in questo modo, piano piano lavate bene anche le due pulegge, i mozzi, la parte interna del carro, il cambio, la parte interna della guarnitura, punti magari molto nascosti. Pulite anche la parte interna del vostro parafango, perché non c'è cosa più fastidiosa di avere tutta la bici pulita e poi rendersi conto quando magari si toglie la ruota per caricare la bicicletta in macchina che c'è qualcosa di sporco. Almeno a me dà un fastidio incredibile. Io adoro lo scovolino perché riesco a pulire bene anche le parti molto nascoste come queste. Mi raccomando, fatta tutta la bicicletta, passate bene anche i dischi, quindi fate girare la ruota e li passate esterni e interni in maniera tale che non ci siano sassini che poi si vadano a incastrare dentro. Fatta tutta la bicicletta, adesso dobbiamo asciugarla, quindi la tolgo, la alzo e la faccio rimbalzare a terra facendo girare la ruota. Lo faccio anche sulla ruota davanti facendo girare la ruota e la sbatto un po'. Una volta fatta sgocciolare la nostra bicicletta, che è ancora bagnata, dobbiamo passare ad asciugarla. Come l'asciughiamo? Non andate in giro a cercare stracci o straccetti, ne esiste secondo me solo uno che è il campione del mondo, ovviamente dall'82, e parlo di quelli di Makoff. Perché sono i migliori? Perché provate ad acquistarne uno e poi mi direte il perché. Vi dico solo questo, hanno un potere assorbente incredibile. Una volta abbiamo fatto la prova con uno di questi, si tira su una birra media intera, uno straccio di questi. E quindi adesso con un po' di pazienza, di olio di gomito, ce la passiamo tutta. Adesso tocca alla trasmissione. Prendiamo un vecchio asciugamano e iniziamo a passare in un senso e nell'altro la catena. Fatta la catena, facciamo anche un bel lavoro sulla corona. E facciamo anche le pulegge. Quindi catena, corona e pignoni è perfettamente pulita e asciutta. Quindi adesso dobbiamo lubrificare la catena. Il mio consiglio è, se fate l'operazione di pulizia catena spesso, usate un olio molto più leggero in maniera tale che duri meno ma appiccichi, che adesso la telefonata, appiccichi meno sulla catena. Vado a rispondere. Ne basta poco ma nel punto giusto. Quindi adesso siamo arrivati alla falsa maglia, che è questa, e noi ci fermiamo. La facciamo girare in questo modo e poi con uno straccio andiamo a togliere l'olio in eccedenza. Adesso dobbiamo proteggere la nostra bicicletta. Questo viene consigliato di più per la protezione del telaio, questo per le parti di scorrevolezza, quindi gli steli e il reggisella. Provateli entrambi e poi ditemi voi quale preferite. Perfetto, le ruote sono state smontate e quindi con il nostro straccetto andiamo a pulire laddove non riuscivamo a causa delle ruote.
Se lo straccio che state usando non è stato contaminato da prodotti contenenti o PTFE o silicone o comunque prodotti oleosi, passatelo all'interno delle pastiglie per togliere tutto lo sporco che è rimasto all'interno. Passatelo anche all'interno dei foderi. Prendete i perni e li pulite. Io uso sempre lo straccio semi pulito con cui ho fatto la catena. Perché? Perché se vado a usare quell'altro straccio, i perni che sono sempre passati con o grasso o materiale oleoso, andrei a contaminare lo straccio che mi serve poi per passare i dischi o altre cose perfettamente incontaminate. Li ho puliti alla perfezione. Prendo il mio silicone shine. Mamma mia, me li ciuccerei anche, sanno di lampone. E li passo bene bene bene. Grasso, normalissimo, e ne metto un pochettino solo sui filetti. Uno e due, proprio un velo. Quindi abbiamo rimontato le ruote, abbiamo montato il disc brake cover e adesso andiamo a passare il Bike Protect su tutto il telaio. Magari soffermatevi nei punti critici. E adesso con un panno che non ha niente a che vedere con quelli che avete usato prima, ma che dovrete sempre tenere ben a parte perché è un panno contaminato, quindi con dentro parecchie particelle oleose, andiamo a togliere o a passare tutta la bicicletta. Adesso diamo il silicone shine su il telescopico, gli steli e lo stelo dell'ammortizzatore. Un po' di dito e poi, sempre con lo stesso panno contaminato, vado a togliere il prodotto in eccedenza. Prima di riporre la bicicletta e metterla via, che cosa faccio? Svito il collarino del telescopico, lo alzo, pulisco all'interno, pulisco qui e metto del grasso specifico per o forcelle o reggisella telescopici. Richiudo e ragazzi, il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente mi sarò dimenticato mille cose, fatemele sapere nei commenti. Non mi piacciono gli haters, quindi se il video vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto non perdete tempo con me. Vi voglio bene, a presto.